Indumenti, gli accessori proibiti ai piloti di Formula 1, dalle mutande ai piercing. La federazione ha ribadito la regola secondo cui tutto l'abbigliamento deve essere ignifugo e omologato, intimo compreso. Cari piloti, fateci vedere le mutande, per favore. Incredibile ma vero, una frase del genere i piloti di Formula 1, da Leclerc a Hamilton, da Sainz a Verstappen, se la sentiranno rivolgere davvero. E avrebbe un senso. Già nel corso di un Gran Premio passato, infatti, il direttore di gara ha ricordato una specifica norma che fa parte del codice sportivo internazionale della Federazione Internazionale dell'Automobilismo e che obbliga i piloti a indossare indumenti ignifughi dalla testa ai piedi, intimo compreso. Il perché di questa norma? Le regole sono chiare e scritte nero su bianco, secondo l'appendice L del codice sportivo internazionale. Infatti, i corridori devono indossare guanti, intimo lungo, calze, scarpe sotto casco, che tecnicamente si chiama balaclava, che siano omologati dalla federazione, perché in caso di incendio sarebbe estremamente rischioso non indossare abiti ignifughi, che li proteggano fino all'arrivo dei soccorsi. La memoria torna a quanto capitato a Romain Grosjean nel GP del Bahrain del 29 novembre 2020, quando in seguito a un terrificante incidente la sua AS finì contro le barriere, spezzandosi in due e andando a fuoco, con il pilota salvo per miracolo, ma a merito della sicurezza delle macchine, ma anche dell'abbigliamento indossato. La cosa più importante sono ovviamente le tute, fatte con un materiale che si chiama Nomex, una fibra artificiale molto leggera che viene applicata a strati. Da 2 a 4. La procedura di omologazione è molto severa, con 15 cicli di lavaggio e asciugatura, seguiti dalla valutazione della resistenza al calore delle fiamme fino a 800 gradi. Anche le zip e le cuciture devono essere ignifughe, cosa che garantisce la sopravvivenza del pilota per 11 secondi a una temperatura di 840 gradi. Vietati anche i piercing. Nell'incontro con i piloti di Formula 1, il direttore di gara ricorderà che sono proibiti anche piercing e gioielli. Passi per questi ultimi, catenine, braccialetti e fedi nuziali si possono sempre togliere, così come gli eventuali orecchini. Ma sui piercing qualcuno ha sollevato il problema, come Lewis Hamilton, che con grande naturalezza ha spiegato che per lui ci sarebbero dei problemi. Ho diversi piercing che davvero non riesco a E togliere, che non molte persone conoscono, ha detto l'inglese, che già in Australia è stato protagonista di un divertente siparietto con l'eterno rivale Max Verstappen. So che hai un piercing al capezzolo, amico, gli ha detto. Con l'olandese che ha prontamente risposto, vuoi vederlo di nuovo? Battute a parte, l'articolo 5 del capitolo 3 dell'appendice del regolamento sportivo internazionale è molto chiaro, arrivando addirittura a dire che il fatto che i piloti non indossino gioielli sotto la tenuta da gara possa essere controllato dai giudici prima della partenza. In passato alcuni piloti come Degrassi, Vergnier e Lotterer in Formula E si sono presi una multa da quasi 10.000 euro. Proprio Hamilton, stuzzicato dai giornalisti che avevano notato il piercing all'orecchio, prima che indossasse la balaclava, ha replicato: "Non ho alcuna intenzione di rimuoverlo. Questi oggetti rappresentano degli effetti personali. Non mi faranno cambiare idea perché ognuno deve poter essere ciò che è. Io continuerò a esserlo." Difficile immaginarsi una sfilata dei campioni della Formula 1 seminuda davanti alla commissione gara, ma la questione è aperta e continuerà a far discutere.